favore, se venite qua domani dalle 10, Matteo sarebbe molto felice, chiunque sia libero. Dopo accomodatevi. E domenica riavvisiamo domenica dopo il gospel. Aprite le vostre Bibbie con me in 2 Corinzia capitolo 2 verso 10. Prima di portarvi la parola di Dio, se vi accomodate un attimo, 2 Corinzi a capitolo 2 verso 10, e adesso noi ascolteremo la predicazione della parola di Dio. Prima vi faccio vedere velocemente una cosa che abbiamo già fatto vedere alle cellule, solo perché possiate capire un po' come si struttura la nostra chiesa. Per coloro che sono nuovi o non lo sanno, là c'è Dio, poi c'è il pastore senior, che è una persona molto simpatica, intelligente e carina, che a sua volta è un pastore. Poi c'è il team apostolico, che è un gruppo di persone che lavorano al mio stretto fianco per prendere le decisioni della Chiesa. Poi ci sono i capi zona. Milano ha 9 zone, abbiamo un responsabile per ogni zona, un responsabile degli eventi nelle zone. Poi ci sono i capi cellula, che sono quelli che guidano i gruppi familiari. Poi ci sono i Timotei. Timoteo era il servo più fedele di Paolo. Era fedele perché c'era sempre. Dite con me, il fedele c'è sempre. Sono fedele, a me fa troppo ridere quando uno dice: non vengo, ma sono là con voi col cuore. Poi a casa a mangiare i popcorn. Grazie per il cuore. La fedeltà è qualcosa che fa in modo che tu guardi di fianco e quelle persone ci sono sempre. Quelli sono i Timotei. E poi ci sono i discepoli, cioè le persone che conoscono Gesù e che imparano da Gesù. Voglio solo, prima di portare la parola di Dio, grazie caro, non entrerò nella tutte le altre cose. Voglio solo, prima di portarvi la parola di Dio, ricordarvi questo. Il motivo per il quale stiamo facendo anche questo tempo è che Gesù non ci ha detto di andare per tutto il mondo e parlare di Gesù alla gente. Gesù ha detto di fare discepoli. È ovvio che per fare discepoli noi predichiamo, dice Paolo, in tempo e fuori di tempo. Ma ricordiamoci, due cose sono importanti per la tua vita, per sapere se sei un discepolo. Prima, se sei un discepolo, tu seguirai tutto quello che Gesù ha comandato. Infatti dice: fate discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto quanto vi ho comandato. Quindi un discepolo è una persona che conosce la parola di Dio, che segue il Signore, che viene in chiesa, perché ebrei, l'ultimo capitolo della lettera agli ebrei dice: non mancate alla comune adunanza. La comune adunanza è questa. Quindi è una persona che segue, ma segue anche tutti i principi, che non vuol dire solo venire in chiesa, amare il prossimo, perdonare. Infatti oggi il tema della mia predicazione è il perdono. E per sapere se tu stai facendo quello che Gesù ha chiesto, quindi se sei un discepolo, hanno chiesto: Signore, qual è la volontà del Padre? E Gesù ha detto che tu crei una rock band, che tu faccia il salone del mobile. No, cosa ha detto Gesù? Che tutti conoscano me, l'unico e vero Dio. Quindi Gesù ha detto prima che era l'unico e anche il vero Dio, quindi o era folle o era vero, perché no? Io quando ho conosciuto Gesù ho detto: o è folle o è vero, però ci devo provare, perché sul 50% se poi è vero, era vero. E quindi la cosa importante è che Gesù ha detto che tutti conoscano me, e poi lui ha detto a tutti di fare una cosa. Cosa ha detto Gesù di fare? Cosa ha detto Gesù di fare? Discepoli. Quindi qualsiasi cosa tu faccia per Dio, che il risultato non siano discepoli, tu sarai carino, bravo, buono, fai con tutto il tuo cuore, il tuo gruppo di danza,
ma se non lo fai e il frutto del tuo lavoro non sono non persone, ho parlato di Gesù a due, non c'è scritto andate in giro a parlare di Gesù, se il frutto non sono persone che amano Dio, che seguono Dio e che a loro volta, dite come a loro volta, fanno discepoli, è meglio che tu faccia un rewind, torni indietro e capisca com'è davvero il tuo cristianesimo, ok? Alcune persone sono molto contente, vengono da me e dicono, sai, ho parlato di Gesù, fantastico, è un primo passo, se dopo 10 anni hai parlato di Gesù, quello non è un discepolo perché gli hai parlato di Gesù una volta. Tanto è vero che essere un discepolo non è una cosa così, vengo in chiesa, che Gesù nel Vangelo di Luca ha parlato dicendo un uomo prima di costruire una torre si siede e fa un piano, vediamo se riuscirò a costruire questa torre. Dice, perché non arrivi il momento che poi non ha più soldi per costruire la torre, l'abbandona a metà e tutti si mettono a ridere e a schernire dicendo, ma quello ha detto a tutti che avrebbe costruito la torre ed è là a metà strada. E quando parla di questo... Uno dice, sta parlando di business? No, sta parlando di discepoli. Infatti Gesù finisce dicendo, così è ognuno dei miei discepoli. Cioè, prima di essere un discepolo, tu devi fare un calcolo. Perché se tu dici, io sono discepolo, Gesù, Gesù, parlo di Gesù a tutto il mondo, e poi ti fermi a metà, Dio dice che questo è motivo di scherno. Cioè, la gente dirà, ma questo qua. E a volte è così, no? Uno dice, Gesù, 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 fa un sacco di pubblicità, Gesù, la Chiesa, che bello, e poi si ferma a metà, vuol dire una persona che non ha calcolato. Quando è che devi calcolare? Quando c'è un prezzo da pagare. Cosa bisogna pagare per essere discepoli? Si è discepoli con la vita, si cambia, noi siamo persone serie, amen? E con la vita, per essere discepoli, ci sono tante cose che devi mettere sul piatto. La prima è che devi vivere come Cristo ha vissuto. Perché essere un discepolo vuol dire essere seguaci di Cristo. E vivere come Cristo ha vissuto non è facile. Dite con me, non è facile. Tanto è vero che Gesù ha detto, chi vuole venire dietro di me, cioè chi vuole essere un mio seguace, un mio discepolo, prenda la sua croce. La croce che cosa simboleggia? Rinegare a se stessi. Cioè io voglio fare una cosa, la mia carne vuole fare quella cosa, ho il desiderio di fare quella cosa, ma se Dio mi dice non farla, io non la faccio più. Amen? Pietro era un pescatore. Pescava. Pietro era povero o ricco, secondo voi? Era ricchissimo. Perché era ricco? Perché oggi tu dici, un pescatore, quanto vuoi che guadagni un pescatore? Ti immagini la costiera amalfitana, 2 barchette. All'epoca, essere un pescatore, e la Bibbia dice che Pietro aveva 2 barche, vuol dire che Pietro era un imprenditore. Per noi oggi pescatore è un'altra cosa. Pietro era un imprenditore, aveva 2 barche. E dava lavoro per tutta quella gente in 2 barche. Quindi all'epoca si lavorava la terra, avevi il bestiame, facevi il panettiere, c'erano poche cose, avevi delle pecore, avevi dei buoi, degli asinelli e avevi la pesca. E per avere all'epoca di Pietro 2 barche vuol dire che Pietro era un uomo d'affare. Che rivelazione! Era un uomo d'affare. E Gesù chiama Pietro e gli dice, Pietro, ti piaceva? Ah, che bello, faceva sicuramente dei soldi. E ha detto, adesso farai più questo tipo di pesca, diventerai pescatore di uomini. Quanto si guadagna? Non ha chiesto. Che non si guadagnava niente, si guadagnava persone per la vita eterna, che vale di più di 2 barche, di pesci, di soldi. La gente vale di più di qualsiasi cosa.
Amen. Noi dobbiamo imparare che il valore più grande che Dio ci ha dato sono le persone che sono vicino a noi. Il valore più grande che Dio ci ha dato è la famiglia. Io sono tornata dal Brasile venerdì ed ero con la mia famiglia. Ed ero là e dicevo, ma che benedizione è la famiglia. Ho fatto un pienone di nipotine. Che benedizione è quando la tua famiglia è una famiglia che ama Dio, è una famiglia con la quale ti puoi rapportare, puoi ridere, puoi scherzare, puoi vivere. Non vuoi neanche andare da nessuna parte. Uno dice, sei andata al mare? No. Sono stata con la mia famiglia, più bella del mare, più bella del sole. Mia madre vale di più di tutti i mari. La mia famiglia, le persone che noi amiamo, sono in quelle che noi dobbiamo investire. E se noi vogliamo lasciare un'eredità davvero ai nostri figli, lasciali Gesù, lasciali la fede. In questo mondo, fidati, all'eredità migliore che tu potrai mai dare ai tuoi figli è la fede in Cristo Gesù. Perché con quella lui supererà tutto. Con i soldi non si può superare tutto, ma con quella supera anche i problemi con i soldi. Amen. Quindi detto questo, vi ricordo il mio regalo di compleanno, perché il 25, 26, 27, 28 io voglio vedervi tutti qua, fammi guardare bene le facce così che controllo chi mi vuole bene, chi non mi vuole, fatti vedere bene che io vi voglio vedere qua il 25, 26, 27, 28, lo so è a maggio ma io sto chiedendo un regalo di anticipo. Allora, Seconda Corinzi al capitolo 2 verso 10. Noi oggi parleremo di un tema caro a tutti, perché se non sei ancora passato, ma è difficile che non sei passato, ti tocca, sei in coda e capiterà se non è capitato, ma mi stai maledicendo? No, è il risultato della vita con la gente. Parleremo del perdono. Stringete le cinture. Preparate il cuore, perché il perdono, mamma mia, è una cosa da lavorare. Seconda Corinzi capitolo 2 verso 10. Non sono abituata senza microfono. Allora, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro, davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti, non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora qua l'Apostolo Paolo, all'inizio del verso, sta parlando di loro, di qualcuno che deve rientrare in comunità. Qualcuno che sicuramente aveva sbagliato, perché dice nel verso 6 del capitolo 2, basta quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. E quindi questa persona dovrebbe rientrare in chiesa, aveva combinato qualcosa che non viene specificato che cosa, ma qualcosa che dice che tutti l'hanno ripreso. E Paolo dice, a chi voi perdonate qualcosa, parlando della chiesa insieme, anch'io perdono, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa l'ho fatto per amore vostro, davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. E oggi io voglio parlarvi delle macchinazioni del diavolo, perché quando noi non perdoniamo, Paolo sta affermando che loro devono perdonare per non essere raggirati da Satana. Dice, noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Vuol dire, il diavolo ha delle macchinazioni, ci pensa. Noi a volte pensiamo, ma sì, quasi non parliamo del diavolo, un po' scaramantico. La parola Satana, chissà cosa vuol dire? Avversario, nemico. Quindi se c'è una persona che è nostra nemica di tutti, è il diavolo. E Dio l'ha già chiamato con questo nome, peccato che poi noi abbiamo traslitterato la parola e l'abbiamo lasciato, ma era così, il vostro nemico ha delle macchinazioni contro di voi. E Paolo dice, e noi perdoniamo perché non ignoriamo le macchinazioni del nemico. Voi sapete che in una guerra il nemico ti studia,
Chi lo sa che nella guerra non è che uno dice: ah, c'è la guerra, andiamo, dov'è che sono? Non lo so, spariamo a zero, il primo che capita. Quando uno va in una guerra c'è un'intelligence e c'è un gruppo di persone che studia il nemico, fa una cartina, quanti ponti ci sono, quante cose ci sono, dove possiamo attaccare, dov'è che è il loro punto debole. E la Bibbia dirà là in Pietro, questo è l'apostolo Pietro che dice il diavolo va in giro come un leone ruggente. Sapete il leone quando fa così, quando inizia a raggirare perché sta per attaccare, no? Lui inizia, fa il suo giro, ti guarda bene e poi ti attacca. Dice, il diavolo va in giro come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Quindi fa un paragone, dice, il diavolo è così. Non pensate che lui vi lascia in pace. Ci sono dei demoni nel mondo spirituale. Il mondo spirituale è organizzatissimo. Dite come è organizzatissimo. Allora, non c'è nessuna, al mondo umano non c'è niente di così organizzato come il regno delle tenebre. L'unico mondo più organizzato del regno delle tenebre è il regno di Dio, perché il diavolo copia e ha copiato l'organizzazione di Dio. Quindi ci sono, stando alla Bibbia, principati, potestà, autorità maligne, cioè come se fosse un esercito, i generali, i capitani, fino ad arrivare al soldato semplice, che non solo sono pronti ad attaccarti, ma ti studiano. E ti studiano, ricordati. E uno dice, ma pastore, ma il diavolo come fa a leggere i miei pensieri? Lui esiste, Dio ha creato il mondo. E la Bibbia dice che Lucifero, l'angelo di luce, in Ezechiele 28 dirà che era una creazione fantastica. Quindi immagina che una delle più belle creature di Dio e più intelligenti, c'è scritto là in Ezechiele 28 quando fa un paragone parlando del diavolo, del rettiro, e dice intelligentissimo. Quindi noi pensiamo no, e ti studia e conosce l'essere umano da quando il mondo esiste. Ok? Quindi è una delle prime creature che Dio ha creato ed era un grande capo. Quindi secondo te, io che non sono nessuno, che seguo le persone da anni, io sono pastore da quando avevo 25 anni, predico il Vangelo da quando avevo 13, ne ho 43 anche se non sembra. E poi verrete nel mio compleanno, quindi sarà molto bello. 25, 26, 27. Comunque, immaginate, solo di sentire la gente, io ci arrivo a volte prima che aprano la bocca. L'altro giorno ero in Brasile, ho parlato con una donna che era depressa, aveva attacchi di panico, e lei solo mi ha guardato e mi ha detto, no, sai perché ho lasciato, non so, mio fidanzato mi ha lasciato un anno fa. Lei non ha neanche detto, e gli ho detto, allora stai vivendo così, 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 non riesce a salire sull'aereo, mi guarda, infatti ha detto alla sua amica, sapeva tutto di me, quella là, una cosa, mi ha detto come dormivo, che incubi avevo. Matematica, non ho avuto neanche mezza rivelazione, a volte Dio me le dà alcune anche per la gente. Matematica di cose, della casistica. Sentendo tante persone, a un certo punto tu capisci che il meccanismo dell'essere umano è un po' uguale dovunque. Amen? Per questo che a volte uno dice, ah, come fai a sapere? Perché sentendo la gente, noi non avremo mai i problemi di tutti per poter consigliarli. Amen? Alcuni mi dicono, pastore, ma se tu non sei sposata, come fai a consigliare le coppie? Ascoltandole. Perché anche tu che sei sposato non avrai mai tutti i problemi delle coppie che vengono a parlare con te. No, uno arriva e dice, no, perché sono stato tradito, tu non sei mai stato tradito, già non sai neanche che cosa si prova. Perché molte cose bisogna vivere, noi non siamo qua per insegnare secondo noi, noi siamo qua per insegnare quello che dice la Bibbia. Ma la casistica funziona. Allora immagina uno, quindi io sono 43, immagina uno che... prima ancora di Adamo ed Eva, cosa non sa dell'uomo? Figurati,
Perché metti sempre le donne con la gamba lunga? La storia è sempre la stessa storia. È dal tempo della Genesi che il diavolo usa la donna per far cadere l'uomo. Ancora la donna non ha capito, continua a vestirsi come una che lavora nei night. Non ha capita. Tu non puoi essere esca del diavolo per far cadere qualcuno. L'uomo più saggio del mondo, Salomone, com'è caduto? L'uomo più forte del mondo, com'è caduto? L'uomo secondo il cuore di Dio, com'è caduto? Ecco, le donne, l'ho sempre detto. Dipende dalla donna. Infatti c'è una, in genere si dice che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Perché la donna ha un pregio che è anche un difetto, se vuole. L'insistenza e l'influenza. A furia di parlare, un uomo non riuscirà mai a combattere con la lingua di una donna. È vero. Per questo a volte, è vero. Per questo non in tutti i casi, perché ci sono un sacco di malati in giro, però in alcuni casi gli uomini arrivano con le mani non sapendo competere con la lingua, che è difficile competere, capisco anch'io. Questo, lui ti studia bene, sa, perché ormai lo sa, quali sono le tue ferite da quando tu sei nato, perché i demoni sono lì. E quindi figurati, guarda e dice, per quella lì, ma se gli faccio una cosa così, quella sofferto di rifiuto, facciamo in modo di mettere un fidanzato che la rifiuti e siamo punto a capo. Perché il lavoro del diavolo, in Giovanni 10:10 dice, lui è venuto per uccidere, rubare e distruggere. Se lui può rubare la tua fede, la tua famiglia, il tuo lavoro, distruggere la tua vita e ucciderti, lui lo farà. E Paolo dice, noi però non ignoriamo. Cosa vuol dire una persona che ignora? Che non lo sa. Noi però non ignoriamo le sue macchinazioni. Vuol dire che ha tutto un piano, tutte cose strane. E qua l'apostolo Paolo inizia a dare delle dritte per farci capire come vincere le sue macchinazioni. E la primissima cosa che dobbiamo fare per vincere le macchinazioni del diavolo è imparare a perdonare. Dì alla persona che è vicino a te, bisogna imparare a perdonare. Allora, il perdono che cosa porta? Gioia, comunione, amicizia. Noi non possiamo, dite com'è, non possiamo. Se siamo discepoli di Gesù, non perdonare. E quando tu non perdoni, tu stai bloccando la giustizia di Dio. Quante persone dicono, ma Dio non mi fa giustizia. E perché allora sembra che non sia giusto? Finché tu non hai perdonato, tu non vedrai la giustizia di Dio. Per esperienza propria. Sempre quando ho voluto, Signore, ma fai vedere a quella persona, il Signore mi ha sempre detto, il giorno che la perdonerai, che lo perdonerai, il giorno dopo, io faccio giustizia per te. Perché la parola perdono, che viene da una parolina greca, apolou, vuol dire lasciare andare liberamente. Io vedo a volte in televisione quando, non so, succede qualcuno, uno ha ucciso l'altro. Una volta mi ricordo la mamma di una ragazza che è stata uccisa, non so, con un ombrello, una roba tremenda in metropolitana che ci ricordiamo. E vedevo la mamma disperata che diceva, non la perdonerò mai! E io pregavo per quella donna mentre lo diceva. Perché quando tu non perdoni qualcuno, tu stai danneggiando solo una persona, te. Quello magari è là, neanche si ricorda che tu esista, ma tu vivrai con quella persona per tutta la vita qua. Infatti noi vediamo della gente che parla da sola per la strada. Alcuni hanno il cellulare, infatti fate in modo di fare qualcosa, mettilo qua, perché sembrate dei pazzi. Io cammino a volte, vedo.
Alcuni parlano da soli, alcuni vanno a letto, stanno svegli 4-5 ore. Uno dice: cosa hai fatto? Ha parlato con te stesso? No, hai parlato con tutti i fantasmi delle persone che non perdoni. Sei là a letto e inizia: no, perché Federico, io ti dirò questo, questo, e se tu mi dirai io ti dirò, e allora Signore, perché lui ha detto, perché lei ha fatto, e allora cosa? E tu diventi quasi pazzo, ti svegli facendo così, poi guardi un film e fai una cosa, non ci pensi, appena dicono il nome di questa persona, appena raccontano qualcosa di questa persona, si sveglia in te il mostro. E quando noi non perdoniamo, diventiamo cattivi, ci induriamo. Perché il perdono fa così male? Perché no, il perdono è come una pietra quando tu la butti nel lago. Quando una persona non perdona, vengono coinvolte non solo la sua vita, anche la vita di tutti. Perché inizia a non perdonare. Immaginiamo una donna che parla anche tanto, che va a casa, qualcuno le ha fatto del male, e incomincia dal marito: come è andata oggi? Quella là, io pensavo fosse un'amica, e allora ha detto, ha fatto, poi vai da un altro, vai da un altro. E io, che a me stava quasi simpatica quella persona, che non dovevo vivere di reazione il mio rapporto con quella persona per via del tuo. Sono prevenuta, anche se dico che non lo sono, lo sono per tutte le cose. Se ti voglio bene, ci credo, perché in genere noi sentiamo solo una campana, mai tutte e due. Quando senti tutte e due, infatti ho già detto qua una volta, a volte sento una persona e dice: ha ragione lui, poi sento l'altra della coppia e dico: ha ragione lei. Hanno ragione sempre. È difficile, perché ognuno ha le sue ragioni, ma la verità è che non ci deve importare di aver ragione. Ci deve importare di fare la volontà di Dio, e la volontà di Dio è che noi perdoniamo le persone. Padre, perdona loro perché non sanno ciò che fanno. Molte volte noi facciamo del male alla gente e la gente fa del male a noi senza nemmeno capire che ci stiamo facendo del male. Penso che vi è già capitato questo. Parli con qualcuno e quella persona ti spiega, quando vai a spiegarti, e dice: no, ma io non volevo dire questo per ferirti. No, ma neanche io volevo. Poi alla fine dice: vabbè, se non volevamo nessuna delle due, perché abbiamo litigato? È semplice, perché il diavolo che ci studia, ed è lui il nostro nemico, non è tuo padre, tua madre, tuo cugino, tuo fratello, la tua chiesa, il tuo pastore, il tuo leader, chiunque sia. Non siamo gli uomini ad essere nemici gli uni degli altri. È lui il nemico, ma noi ci dimentichiamo e facciamo quello che vuole lui. Per questo Paolo dice: io perdono e perdonate anche voi, perdoniamo insieme, perché noi conosciamo che il diavolo ci raggira, le sue macchinazioni. Cosa porta alla mancanza di perdono? Malattie. C'è gente che tu preghi con loro e dice: no, io non so che cosa ho, hanno delle malattie, hanno delle ulcere, delle robe così. Perché? Perché hanno fatto tutta questa cosa dentro di loro, e allora lui, allora lei, allora lui, allora lei. Ti vieni di tutto. Uno dice: ma sei sempre malato? Sì, è sempre la persona che non perdona, è una persona che tende alla malattia dell'anima, alla malattia fisica. Sono psicosomatiche, sono malattie psichiatriche. Quando tu perdoni, tu inizi a guarire. Io conosco tanta gente che è guarita da una malattia fisica perché ha perdonato. E ricordiamoci, non basta dire io perdono. Il perdono è una cosa attiva, non passiva. È come dire io amo. L'amore che non ha frutti non è amore. Ti amo così tanto, però rimango là e tu rimani qua. Se tu perdoni qualcuno, questo perdono deve essere attivo. Fai un test con te stesso, facciamolo insieme. Vediamo se abbiamo perdonato le persone che ci hanno fatto del male. Noi pensiamo a loro e sembra che sia la storia di un altro. Se tu pensi a qualcuno con il ricordo del dolore, tu non hai ancora perdonato. Dillo al tuo amico: se pensi a qualcuno con il ricordo del male ricevuto, tu non hai perdonato. E
E non c'è questa, ti amo ma non ti guardo più in faccia, è una menzogna grossa così. Quando noi abbiamo perdonato, noi non abbiamo nessun problema di rivedere la persona, di dargli Giorgio, vieni qua, un abbraccio. E ci dimentichiamo di quello che c'è stato. E magari se, quando parliamo dopo qualche anno, perché cos'è che avevamo litigato? Boh, anche le coppie a volte, dopo che si perdonano, dicono, no, avevamo litigato per qualcosa. Poi si guardano e dicono, cos'è che era? Ah, oh, sai che non me lo ricordo, sai che non me lo ricordo neanche io. Era qualcosa che ci aveva fatto un gran male. Non parlavamo. Io non posso essere un discepolo di Gesù e non parlare con la gente della mia casa. Non posso togliere la parola a mio padre, a mia madre, a mio figlio, ai miei amici, ai miei fratelli. Che cristianesimo è? Noi siamo figli di un Dio che mentre veniva crocifisso diceva: Padre, perdona loro perché non sanno ciò che fanno. Noi siamo figli di quel Dio là. Noi siamo figli di un Dio che dopo che un uomo l'ha rinnegato 3 volte ed era un suo grande amico, era uno che era sempre di fianco a lui nel momento più difficile della sua vita, Pietro adesso non lo conosco e bestemmiando l'ha detto, non la conosco, la Bibbia dice che bestemmiava, oggi avrebbe chiamato Dio di porco, pur di far sapere che non era un suo amico, quel Dio l'ha richiamato e ha detto pasci le mie pecore. Chi di noi, dopo essere traditi da un amico che era al nostro fianco, avrebbe consegnato qualcosa dicendo, mi ami, vieni qua. Chi di noi avrebbe detto, Pietro, allora aiutami, lavora con me per il mio regno. Io avrei detto, Pietro, è stato bello. Oggi non era vero io Dio neanche nella mia Bibbia, magari neanche il nome. Ma io non posso seguire quello che la mia carne dice, perché anch'io, come tutti noi, voglio cancellare del libro della vita, della mia, la vita della gente. Ma poi mi ricordo dell'amore che Dio mi ha dato. Sapete, noi non amiamo la gente con il nostro amore non è in grado di amare nessuno. Il nostro amore, quando uno fa qualsiasi cosa che a noi non piace, noi lo cancelliamo. Per questo che la Bibbia dice, è con l'amore di Dio che io amo. È un amore sovrannaturale. Io a volte mi sono trovata, penso che tutti noi, davanti a Dio a piangere con un amore pazzesco per gente che volevo 5 minuti prima picchiare. Dicendo, Signore, abbi misericordia di lui. E io stessa, mentre mi sentivo, dicevo, esci da me, questo amore, perché quando tu sei arrabbiato, tu non vuoi perdonare, dice, ah, sto anche provando compassione, compassione no. Perché sembra che se tu non perdoni lo fai pagare, tu fai pagare solo a te stesso, ti viene un fegato così, un'ulcera così, cancro di qua, e la malattia le ossa, finché ho taciuto il mio peccato anche le mie ossa ne hanno sentito. Alcuni hanno malattia alle ossa, perdona, perdona. Io so che è difficile, dì alla persona che è vicino a te, è veramente difficile. Ma noi siamo figli di un Dio che predica il perdono. Apriamo le nostre Bibbie in Isaia, al capitolo 53, Isaia 53, 11, credo. Guarda qua, Isaia 53 parla di Gesù. Ed è bellissimo questo passaggio, perché dice che Dio l'avrebbe stroncato con patimenti, Gesù avrebbe sofferto, ma dice che poi Gesù avrebbe guadagnato qualcosa con il perdono. Voglio leggere dal verso 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà, dite con me, una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Guarda qua, dopo il tormento dell'anima, dopo il tormento, verso 11, dell'anima sua,
vedrà la luce e sarà soddisfatto. Cioè, dopo che Gesù è stato tormentato dal tradimento, tormentato dall'ira della gente contro di lui, tormentato dall'ingiustizia, la Bibbia dice l'uomo che ha capito bene che cosa vuol dire soffrire, dopo che è stato tormentato, però dice, dopo il tormento dell'anima sua, la luce, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Quando noi perdoniamo, noi siamo soddisfatti. Quando noi abbiamo un cuore libero, noi siamo soddisfatti. Tu mi dirai, pastore, tu dici così perché non hai vissuto quello che ho vissuto io. Sicuro, ognuno ha vissuto la sua, io posso dire la stessa cosa a un altro. Però la Bibbia non è la Bibbia per me o per te non lo è, la Bibbia è la Bibbia per tutti noi. Noi siamo un tempo di relativismo etico, anche dentro la Chiesa. Ognuno dice, ma secondo me è così, secondo me è così. Vedete, se tu sei un cristiano, non c'entra il secondo te, ma il secondo Dio. E la volontà di Dio, dice la Bibbia stessa, è espressa nella sua parola. Se tu non conosci la parola di Dio, sarà molto difficile che tu possa fare la cosa giusta. Se tu non conosci, non c'è un metro, perché tra me e il pastore Diana, io scelgo me. Nel senso, voglio avere ragione io, tra il mio pensiero e il suo. Se sono diversi, perché devo scegliere il suo? In genere sceglie il mio e lei sceglie il suo, giusto? Però quello che c'è è che è una via di mezzo tra il mio modo di pensare e il modo di pensare di un altro. È la parola di Dio. Se io, la mia idea è, ma io non devo perdonare, e lei dice, ma io secondo me sì, non interessa che cosa penso io, cosa pensa lei, interessa se io sono cristiano, che cosa pensa Dio. E lui deve essere al di sopra di quello che io penso e al di sopra di quello che tu pensi. Questa è la differenza tra il protestantesimo e il cattolicesimo. La nostra autorità è la parola di Dio. La nostra autorità è quello che Dio ha lasciato scritto, che non è un uomo, è quello che Dio ha lasciato scritto. E qua faccio una parentesi, perché sono stata in Brasile e ho scoperto che vivevo in Italia. In Italia, il Papa è andato in bagno, e tanti anche credenti, da quando ho sentito questo Papa? Gloria a Dio, ho già detto in un'altra predica, per chiunque predichi la parola di Dio. Ma non è un esempio una persona che fa esattamente il contrario di quello che la Bibbia dice? Esattamente il contrario, apre il suo pontificato con un inno alla Madonna. La Bibbia dice da tutte le parti di non fare idoli, che è l'unico via di mezzo tra noi, che non posso prendere una persona così come esempio. E sono contenta che comunque predichi la parola di Dio, ma non posso pensare che l'esempio della mia vita e della mia fede è qualcuno che a priori si allontana da quello che la Bibbia dice, perché qualcuno è morto, tanti sono morti nel protestantesimo, la guerra era per dire quello che Dio dice. Quando noi vediamo, leggiamo la Bibbia, loro si trovavano in una comunità così, Paolo e Barnaba. A un certo punto dice, lo Spirito Santo ha detto, separatemi Paolo e Barnaba. C'è il nome di qualcuno, lo Spirito Santo ha detto, uno dice, ha detto a chi? A uno della comunità, a uno probabilmente che aveva un dono profetico. Lo Spirito Santo lo prende e dice, separatemi Paolo e Barnaba. E basta. Quindi noi dobbiamo comprendere che se non c'è la parola di Dio, il nostro discepolato, il nostro cristianesimo vale zero. Dì alla persona che è vicino a te, se tu sei un cristiano e il Vangelo e la Bibbia non vogliono dire niente, vale zero il tuo cristianesimo. Allora, l'altra, due armi devo usare per combattere le macchinazioni del diavolo. Una è il perdono. Pastore, come faccio a perdonare? Prendi una decisione nel cuore. Com'è che si fa? Decidi. Non si decide con l'emotività. Dillo al tuo amico, non si decide con l'emotività. Nessuno al mondo ha voglia di perdonare qualcuno che ti fa del male. Però Gesù ha detto perdonate coloro che vi fanno del male. Detto o non l'ha detto? E uno dice come si fa? Ma come si fa? Prendi una decisione, non con l'emotività. L'emotività, tu dici, chi, a me non mi importa niente.
Ci sono delle persone nella nostra vita che non valgono neanche niente nel nostro rapporto. Uno dice, magari il signor Pincopalino, dice, chi lo vuole vedere? Possiamo anche non vederlo per tutta la vita. Chi ci frega? Il mondo è pieno di amici. Ma questo non è un ragionamento cristiano. La Bibbia dice, se tu hai qualcosa contro qualcuno, non dovresti neanche fare un'offerta nella casa di Dio. Dice, fermati prima di portare un'offerta al Signore. Dio non vuole neanche i tuoi soldi, neanche niente. Lui dice, fermati, vai prima ad aggiustare con quella persona e poi se vuoi puoi fare un'offerta. Allora c'è qualcuno che non perdona nessuno e dice, ma io faccio del bene ai poveri. Non mi può fregare di niente, non sei cristiano. Puoi fare del bene a tutti i poveri del mondo se tu hai rancore nel cuore. Dio non accetta. E poi c'è un'altra cosa che parla del perdono. Padre nostro, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo. È l'unica cosa nella Bibbia che è collegata a qualcosa che fai tu. È impressionante. Se tu non perdoni, tu blocchi la grazia di Dio nella tua vita. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Perdona come io perdono. Quindi se tu sei una persona che trattiene, la tua vita è bloccata. Ah, ma io guarda, do la mia decima, vengo in chiesa di domenica, vengo in cellula, se c'hai un buco così, il tuo cuore e la tua vita rimangono bloccate. Non so perché non trovo lavoro, a volte è rancore. Non sempre, ci mancherebbe, ci sono milioni di motivi, ma può essere anche questo. Non so perché non guarisco, a volte devi solo perdonare e appena hai perdonato vai dal dottore, il dottore dice, oh, sai che non trovo più questa cista. E come mai? Il perdono blocca, la mancanza di perdono fa ammalare, la mancanza di perdono genera zizzagna, la mancanza di perdono fa del male alla chiesa, alla tua famiglia, ai tuoi figli. Immagina avere a casa una persona rancorosa, che ce l'ha sempre col mondo. E parliamoci chiaro, la regola numero uno è iniziare a vedere noi, a smettere di guardare gli altri. Perché quando tu non perdoni diventi vittima. Tutto il mondo è cattivo. E io sono buona. Io sono molto buona. Non perdono nessuno, ho tolto la parola a tutto il mondo, ma io sono buona. A chi ci raccontiamo queste bugie? A noi? Io voglio essere sincera con me stessa. E quando non sono buona, non sono buona. E se sto facendo delle cose che Dio mi dice per non fare, in quel momento vado da Dio e dico, Signore, abbi misericordia di me, perché c'ho rabbia, non riesco a perdonare e non sono cristiana perché non sto facendo. Alcune volte, penso che noi siamo, io una volta dovevo perdonare una persona, facevo tutta una lotta con Dio, no sì, io mi ricordo che dopo che ho perdonato questa persona mi sono fermata e ho detto, ma io forse ero indemoniata. Qualcuno doveva, perché quando tu sei arrabbiato, soprattutto se hai un carattere forte, io come si vede ce l'ho, poi uno dice, sì, i caratteri forti esplodono, se i caratteri forti esplodono, magari dicono delle cose che non devono dire, poi ci sono gli altri, perché qua è una guerra tra poveri, ci sono quelli che non dicono mai niente, ma ingoiano. E tu pensi che va tutto bene e dopo 10 anni tirano fuori il coltello. Yeah! E ti dicono, è da 10 anni che aspetto questo momento. Questo è un altro tipo di caratteri, quelli un po' più malinconici. Io non offendo nessuno, ma quando offendo li ammazzo. Solo una volta li offendo, una piccola, e li ammazzo per tutta la vita. E dopo che li ho ammazzati, io non li voglio più vedere perché io allontano i loro cadaveri da me. Ognuno è uno, quello è pessimo, quello che urla è pessimo, è tutto pessimo. La verità è che è una guerra tra poveri, non c'è il coso migliore. Noi a volte siamo in balia di queste cose del nostro carattere, per questo che noi abbiamo bisogno, dite com'è bisogno. Incominciando da me, tutti noi abbiamo bisogno di fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio a volte vuol dire fare un primo passo, vuol dire uscire da questo gospel. E anche se ti martorizzerai, mandare dei messaggi a delle persone. Allora la Bibbia dice in 1 Pietro, credo capitolo 3, andate in pace con tutti per quanto è possibile. Sapete, a volte non è possibile.
A volte tu vuoi fare pace, ma l'altro non vuole. È come in una coppia, uno dice, io non lascerei mia moglie, io voglio stare con lei, voglio lottare, voglio pregare, e l'altro invece dice, a me non me ne frega niente, io vado con un'altra. A volte non è possibile, ma se tutte e due sono credenti è possibilissimo. Non è possibile come quando uno dei due si impunta nei propri principi e si dimentica dei principi di Dio, se no è sempre possibile, perché non c'è nulla di impossibile per Dio. Dio può mettere insieme tutti, può mettere insieme matrimoni inesistenti, può mettere insieme amici che non volevano più essere amici, può mettere insieme gente che lavora insieme che non voleva più lavorare insieme, solo se cerchiamo la parola di Dio. E l'altra cosa che dobbiamo fare, poi concluderò, è amare. L'amore è un'altra cosa che distrugge le opere del diavolo. Qualcuno ti dice una cosa, usa il metro dell'amore. Sicuramente non me l'ha detto apposta, oggi era nervoso, io voglio scegliere che oggi era nervoso. E invece di andare là, non sto dicendo che io riesco a fare tutto questo, siamo qua in work in progress per tutti noi. E quando tu vai là, mangiati se hai delle mani ancora, a volte le hai già mangiate quindi non ce le hai più, stringi i denti. L'altro giorno io stavo per rispondere a un messaggio, prima che partisse dal Brasile, a un messaggio a una persona veramente, gli volevo dire tutto quello che pensavo. Che pensavo io e tante altre persone. E ho sentito lo Spirito Santo così, fermati. E io ho detto, no, sono io che sto dicendo fermami. Dio non vuole. Dio vuole la verità. E l'ho ripresa, sapete, ogni volta che riprendevo il telefono suonava, arrivava qualcuno, io non riuscivo mai a scrivere, sono arrivata in aeroporto, allora ho detto, stavo per, fanno la chiamata, devo andare, non sono riuscita, e oggi ringrazio Dio perché non l'ho mandato, sono così felice, Signore, grazie, non ho ucciso una persona prima di partire, tu sei un Dio buono. Perché se noi facciamo le cose dettate dalla rabbia o nel momento che qualcuno ci ha caricato, noi siamo dei killer. Quando qualcuno ti ha caricato e inizia e dice, e allora quello ha detto questo di te, ti viene voglia di dire, ah sì, adesso anch'io so parlare, Non pensare che sono cristiana e non ho la lingua, adesso ti faccio vedere io. Lo riscaldo bene e lo chiamo. Killer. Sì, voi applaudite perché siete come me. Siamo tutti qua, non c'è nessuno fuori da questo posto che sia così. Ascolta lo Spirito Santo. Dio fa e di Signore, a volte bloccami. Ti supplico, trattienimi. Perché il tuo carattere, tutti noi abbiamo il nostro. Chi tratterrà per un anno, chi lo dirà subito, chi lo dirà male. Noi dobbiamo controllare ed essere controllati dallo Spirito di Dio per fare la cosa giusta. E poi amare. Quindi fai qualcosa, un atto pratico. Manda un regalo. L'altra volta che sono stata in Brasile, ho parlato di qualcosa di simile. E questa volta sono tornata, è arrivata una signora e mi ha detto, oh, la storia del regalo, grazie! E dico, cosa è successo? E dice, allora tu hai predicato domenica della roba del regalo, io non parlavo con mia suocera da 4 anni. E io ho detto, ma che cavolo di cristiana sono? Sono andata a comprargli un regalo. Ha detto, ho tremato, sono arrivata da lei, io ho detto, sai, questa cosa che non ci parliamo. Sapete qual è la cosa bella? Che quando tu fai, che dall'altra parte, azione, reazione. Tu fai un'azione buona, uno reagirà in un modo buono. E allora dice, ho portato quel regalo, ci siamo abbracciate, abbiamo parlato come non mai, pastore, andiamo d'accordo da quel giorno, non è giusto che mi dica cristiano, non parlando con delle persone che sono nel mio cerchio più stretto. Io non posso andare a predicare Gesù al vicino di casa, vado a salvare il figlio degli altri e non sono capace di salvare il mio, vado a benedire i fratelli degli altri e non sono capace di benedire i miei, vado ad aiutare la gente, il vicino di casa, e non sono capace di aiutare quelli di casa mia. Questo cristianesimo non funziona. E quindi ama,
E se tu vuoi servire Dio, impara da subito. A volte la gente, nei momenti difficili della loro vita, tush! A volte neanche c'entri niente, ma eri il primo che passavi, tush! Hai beccato quello che doveva beccare un altro. Impara da subito. In quei momenti, fai passare quel momento dove vuoi uccidere tutti. Non rispondere nel momento che sei pieno di carne, di rabbia. Aspetta e fai qualcosa di pratico nell'amore. Vai a trovare la persona, se non ti vuole vedere, mandali un messaggio. Se ti cancella i messaggi, ne mandi un altro. Manda un regalo. Perché davanti a Dio, anche se quella persona decide che non ti vuole parlare mai più, tu dici: Signore, io, per quanto mi riguarda, ho fatto del mio meglio per quello che potevo fare. E Dio ti benedirà, anche se dall'altra parte non vorranno avere niente a che fare con te. E le persone che non perdonano inizieranno a stare male. Tanta gente ha la vita economica bloccata per mancanza di perdono. Tanta gente, le preghiere non arrivano perché trattano male le proprie mogli, i propri mariti. Pietro dice che il marito che tratta male la moglie, le sue preghiere sono impedite. Allora che cosa capisco? Prego, la preghiera deve arrivare a Dio, non perdono. Il diavolo è là e dice: mi dispiace, non arriva. E ha il diritto di dire non arriva, perché tu non perdoni. E dice: mi dispiace, te tengo io le tue preghiere. Non le porterai via neanche una, perché tu tratti male tua moglie, tratti male tuo marito, tratti male le persone, tratti male i tuoi figli. E quindi puoi pregare, puoi digiunare, puoi strapparti le vesti, non funzionerà mai. Io so che noi amiamo sentir parlare della grazia, ma ricordiamoci, tutti noi abbiamo bisogno di avere un cuore libero per avere una vita in Cristo, come Dio vuole. Amen. Per questo adesso ci alziamo. Se c'è qualcuno già anche qua in mezzo che devi far pace, oggi è una giornata buona. Dimostra questo amore. L'amore è una medicina. L'amore è la medicina contro tutte queste malattie, soprattutto le malattie nervose. A volte, non so se vi è capitato, ma credo di sì, se stai attento e guardi una persona, hai mai visto questa persona quando è così? Una persona rigida. Dalla faccia di alcune persone potrei dire se le persone hanno perdonato qualcuno o meno. Tu stai parlando, tutti stanno tranquilli. Non è per me. Io perdono tutti. Se non avessi perdonato tutti non ero qua oggi. Io perdono tutti. E tuo padre non li parlo da 15 anni. E tua madre, quella là, fa schifo. E tua sorella? Quale sorella? Io non ho sorelle, io vivo da solo. E tuo figlio? Non lo vedo da 15 anni anche lui. Il mondo è cattivo. Tutte le persone fanno schifo, solo io sono buono. Meno male che ci sono ancora io, anzi mi sento un po' solo in questo mondo di cattivi, perché sono l'unico buono rimasto. Io sono buonissimo, proprio buono, mi sento così buono. Sono così meraviglioso. Allora vado là e vedo lui che non l'ho mai visto, sono carino. Caro, come suoni bene questa chitarra. Che bello che sei, che bella faccia. Vuoi che usciamo insieme? C'ho dei regali da farti. Tieni, ti do il mio iPad. Sei così carino, vero? E lui dice: ma che carina, che ma carina, guarda, mi ha dato il suo iPad, neanche ci conosciamo. E poi lui così per sbaglio mi fa la nota sbagliata. È una nota sbagliata. Ti metto nella lista con mio padre e mia cugina, il coso,
E anzi, ridammi l'iPad. Ragazzi, fai così alla persona che è vicino a te. Ma dove crediamo di andare noi? Ma quale Bibbia leggiamo noi? Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. E lo dico anche per me, ma dai. No, no, fallo per te stesso. Cioè, dove crediamo noi di andare? Allora, parliamo invece della fine della storia. Riusciamo ad aprire il cuore. Quando noi riusciamo a dire quello che c'è qua dentro, per questo parlare è importantissimo. A volte una persona dice, ma io non ho più niente da parlare con te. Ma se io ho bisogno di parlare, anche se tu non hai bisogno di parlare, parlami, magari guarisci me, visto che sei già guarito. Giusto? Sì, no? Io non ho più niente, sono contenta per te che non hai più niente, che Dio ti benedica se tu non hai più niente. Tu vai e dici, voglio aprire il mio cuore, guarda, non devi neanche aprire il tuo cuore, noi siamo così a posto. E tu dici, ma io non sono a posto. A volte noi abbiamo bisogno di dire delle cose. Io ho un carattere, a volte ho ucciso delle persone, morti e feriti, ho sentito una mail qua davanti. Però se c'è una cosa che chiunque mi conosce, chiunque lo può dire, è che il giorno che ho chiarito con una persona, io mai più ci penso. Lo cancello, che se uno viene a dirmi, dico, ma sì, ma questo ne abbiamo già parlato 100 anni fa, ma è dimenticato, che se ne frega. Ho grande facilità nel perdono. E io non è che ho grande perché sono meglio di te o di altro, sono esercizi. Se io prendo uno oggi che c'ha tutto così e dice ho grande facilità nel prendere 300 kg, io no, perché tu l'hai fatto da 200 anni, io prendo la prima volta e rimango io e 300 kg per 300 ore così. Esercizio! Il perdono è un esercizio, il muscolo del perdono. Ti eserciti, ti eserciti, ti eserciti. Sapete quali sono le persone che non riescono a perdonare? Le persone orgogliose. Perché l'orgoglio è l'amico della mancanza di perdono. Vanno, tu non devi chiedere perdono a nessuno. È lui che ti ha fatto del male. Sarà anche, ma cosa facciamo? Un gioco di colpe? Quando noi litighiamo, se ci fosse uno meglio, noi non avremmo litigato. Perché c'era uno santo che tu litigavi da solo. Già capitato, penso a noi tutti, di litigare qualche volta da soli. In Italia è un po' difficile litigare da soli. Litighi e l'altro non sta litigando con te. L'altro sta zitto, ti sente, non risponde, poi magari chiacchierate. Però vi prego, questa è la parola di Dio. Io voglio essere sana, voglio che noi siamo sani e voglio che la nostra vita funzioni. Libera perdono oggi. Chiudiamo i nostri occhi. Chiudiamo i nostri occhi. Facciamo così. Signore, può far ridere perché tutti noi siamo dentro questa insalata qua. Tu conosci i nostri cuori, Dio. E tu conosci le persone che ancora stanno dentro di noi. Pensa alle persone, pensa alle circostanze che ti fanno male solo al pensiero. Nessuno vuole una predica sul perdono, neanche io volevo, però Dio, tremendo. A volte noi diamo tutto alla gente. E succede una cosa che non va bene e questo ti massacrano, ti uccidono. E anche noi facciamo la stessa cosa.
magari le persone sono state carine con noi per un sacco di cose, succede quella una cosa che non funziona. Se c'è una cosa maledetta è l'autogiustizia ed è un fratello indignato. Nel libro dei Proverbi dice che un amico offeso è come una fortezza, non riesce a entrare. Chiedi oggi a Dio di guarire il tuo cuore perché tu possa di nuovo ricercare. Ti dico soprattutto le persone della tua famiglia, ma tutti, ma la famiglia è un regalo di Dio. E anche se è tutta scombinata, se tu non sei scombinato, tu porterai il Vangelo a loro e porterai pace. La Bibbia dice beati gli operatori di pace. Beati gli operatori di pace. Beati. Se tu sei colui che fai pace o fai fare pace, non una persona che mette uno contro l'altro, che va in giro a sparlare perché si è addolorato, uno strumento di pace. Inizia a mettere queste persone una a una allineate davanti. Forse puoi immaginare i loro volti, li conosci. E poi c'è qualcuno che credo che dobbiamo perdonare, non sbaglia mai, ma dobbiamo perdonare, che è Dio. A volte perché Dio non ha fatto quello che volevamo, noi ce l'abbiamo con Lui. Perché hai portato via mio padre? Perché quella persona che amavo tanto è morta? Perché mio marito mi ha lasciato? Magari vuoi anche che succeda tutto di cattivo nella vita di quella persona solo perché ti ha lasciato. Questo non è cristianesimo. Il cristianesimo dice che l'amore non desidera il male. Anche se la persona ti ha fatto del male, tu desideri ogni bene per la sua vita, perché questo è l'amore di Dio. Parlane con Dio adesso. Prendi questa decisione adesso di perdonare. Adesso di' a Dio che ti dispiace, di' al Signore con tutta la sincerità della tua anima che soffri ancora per quelle cose, magari hai trovato che fossero cose ingiuste, glielo puoi dire, per te magari erano ingiuste. Forse devi perdonare quel figlio per il quale stai dando tutto e lui non capisce. Ricordati sempre, la via dell'amore di Dio e del perdono sono quelle che riconquisteranno queste persone. E anche se è difficile pensare, anche se tu stai dicendo Dio non mi puoi chiedere questo,
quella persona mi ha ucciso, è andata a sparlare di me. Fai questo atto in obbedienza alla parola di Dio. Cerca ancora, ancora per una volta. Dio ti ricompenserà per questo. Aprirai le caterate del cielo per te. Lui lo aprirà. Obbediente mangerai il frutto migliore della terra. Io credo che Dio ci stia parlando di questo perché vuole guarirci dalle nostre malattie. Forse tu non sai come mai la mia situazione è questa. Ama, perdona, fai gesti d'amore, togli queste cose dal tuo cuore, sblocca la tua vita nel nome di Gesù, sblocca la tua guarigione nel nome di Gesù. So che possono esserci anche situazioni dove la persona è stata violenta, bugiarda. Dai un'altra chance a questa persona in Cristo, perché Dio dà un'altra chance a noi. Così come noi perdoniamo, noi saremo perdonati. E Lui ci dà un'altra chance. Lui ci dà innumerevoli chance. E noi siamo i suoi figli. E noi siamo i suoi figli. E i suoi figli assomigliano a lui. I suoi figli perdonano coloro che lo stanno uccidendo. I suoi figli perdonano coloro che lo stanno schiaffeggiando. I suoi figli perdonano coloro che lo flagellano, coloro che lo rinnegano, coloro che sparlano di lui. Coloro che lo uccidono. E lui dice: Padre, Padre, perdona loro, non sanno quello che stanno facendo. E tu mi puoi dire: ma io so che quella persona sapeva che mi faceva del male. Forse non lo sapeva, forse sono le sue ferite che fanno sì che quella persona viva nella sua carne, nei suoi rancori, nei suoi sentimenti, è per questo che ti fa del male. Credi che là dentro c'è qualcosa di meraviglioso, credi che là dentro c'è l'amore di Dio, credi che là dentro c'è la grazia di Dio, conquista così, perché questa è la volontà di Dio per noi. Adesso chiama ognuna di queste persone per nome. Antonio, io oggi scelgo di perdonarti. Di Dio io oggi scelgo di perdonare. Di nome della persona. Angela, Maria, Giusefina. Io oggi davanti a Dio scelgo di pregare per te. Pregate per coloro che vi fanno del male. Pregate per coloro che vi fanno del male, dice il Signore. Inizia un digiuno per quella persona. Inizia un tempo di intercessione per quella persona che ti fa del male. Prega per coloro che ti fanno del male. Invece di digiunare per avere più soldi, digiuna per coloro che ti stanno facendo del male. Prega per la sua vita, di lui, di lei, della tua famiglia. Prega ogni giorno, è quello che dice il Signore. E poi lui dice là nella lettera a Pietro: benedite coloro che vi fanno del male. Padre,
parla bene di loro mentre loro parlano male di te. Parla bene di loro mentre loro parlano male di te. E quando qualcuno verrà da te e ti dirà: Marco ha detto cose terribili di te, tu dici: io prego per Marco, lui non è una cattiva persona, è un momento difficile per la sua vita e lui è meraviglioso. Benedici, benedici, benedici coloro che ti fanno del male. Il cristianesimo a volte vuol dire questo: rinunciare a te stesso. Prega per loro oggi, prega per loro, di Signore io prego per lui, per questa persona, prego per questi della mia famiglia, intercedo per questi altri. Abbi misericordia di loro come tu hai misericordia di me. Dammi la grazia di essere più forte io per poter andare per primo. Dammi la grazia di essere più forte io per fare la tua volontà. E poi scegli di fare qualcosa in amore, perché Dio ti benedica. Nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Insieme oggi, Dio, aiutaci. Tu ci hai insegnato come non essere malati, perdonando e amando. Tu ci hai insegnato come andare oltre, perdonando e amando. Scusaci se noi non sempre riusciamo a comprendere come si fa. Abbi misericordia di noi per tutte le volte che noi, senza volere o volendo, abbiamo fatto del male alle persone. Abbi misericordia di noi per quando entriamo nell'autocommiserazione pensando che siamo buoni, tutto il mondo è cattivo. Non fare l'autogiustizia. La Bibbia dice che alcuni tengono radice di amarezza. La radice genera un albero e molta gente verrà a mangiare da questo albero amaro. Non permettere che la tua vita sia un albero amaro, ma un albero pieno di frutti. Aiutaci, Signore, durante questa settimana ad aggiustare i nostri rapporti se dobbiamo farlo. Di a Dio, tu sai quanto male mi ha fatto tutto questo. Tu sai, Signore, quanto ho sofferto, quanto ho pianto, quanto ho pensato e ho gridato all'ingiustizia. Ma io ti voglio dire una cosa e concludo così. Dio ti farà giustizia quando tu hai perdonato, non prima. Perché lui non vuole che quando farà giustizia tu goda delle cose che non vanno nella vita degli altri. Ma Dio è giusto. Chiunque abbia sbagliato raccoglierà. Le conseguenze ci sono. Anche se l'amore di Dio sarà sempre lì per noi. E Lui ci aiuterà e ci benedirà perché ci ama. Dai un abbraccio alla persona che è vicino a te. E dite così con me: noi
Non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi ce la facciamo, perché noi non siamo un popolo qualsiasi, noi siamo il popolo di Dio. Siamo figli del nostro Padre e per questo ce la faremo. Amen. Buona domenica, fate il mio regalo di compleanno là fuori, cioè scrivetevi alla conferenza del 25, 26, 27 e 28. Sarà fantastico.